Grazie allora per la seconda volta per avermi invitato in questa sede per proporre una riflessione critica, non dogmatica, ancorché il luogo da cui parlo possa lasciare intendere che ci sia un certo dogmatismo quasi religioso, ma non sarà così. Di omelie neoliberali non ne possiamo più e ci vuole un discorso critico oggi. Dal mio punto di vista la questione dell'euro si può affrontare da molte prospettive differenti, la questione dell'Europa e dell'euro, prospettiva economica, prospettiva politica, mille prospettive che possono anche fecondamente interagire fra loro. E tuttavia la mia prospettiva privilegiata è quella filosofica, quella di un approccio storico-filosofico, come anche prima si diceva. Poi naturalmente le analisi degli economisti sono fondamentali per supportare le cose che filosoficamente si vengono dicendo, però un inquadramento filosofico e storico della questione ritengo sia importante per capire come si è giunti fino a qui. Ecco, la domanda che pone lo storico o il filosofo con coscienza storica è come si è arrivati fino a qui, a questa condizione. E allora se si vuole intraprendere un percorso genealogico volto a ricostruire appunto l'itinerario che ci ha condotti fino a questa fase storica in cui ci troviamo, in cui trionfa incontrastato il dogma neoliberista sotto forma eurocratica, io credo che si tratti di risalire a una data chiave, che è la data del 1989, la data in cui il capitalismo si impone in una forma nuova rispetto a quella tradizionale, nella forma di un capitalismo che io personalmente ho definito il capitalismo assoluto, il capitalismo che finalmente corrisponde pienamente al proprio concetto. Quando parlo di capitalismo assoluto intendo essenzialmente due cose, due aspetti che possono essere interpretati in maniera interconnessa. Il capitalismo dal 1989 è assoluto in due sensi. Primo senso, in un primo senso il capitalismo dal 1989 è assoluto perché è sciolto da ogni vincolo. Il capitalismo è absolutus proprio nel senso dell'etimo latino, che è ormai svincolato da ogni limite ancora in grado di frenarne la dinamica di sviluppo. Questo è un percorso molto lungo di evoluzione del capitalismo che trova nel 1968 un proprio momento decisivo, come ho cercato di mostrare in altra sede, e che nel 1989 trova un altro momento decisivo, come cercherò di mostrare. Ma poi il capitalismo dal 1989 diventa assoluto anche nel senso che è un capitalismo pienamente realizzato, è un capitalismo che mantiene tutte le sue premesse e le sue promesse. Variando la formula di Jürgen Habermas, uno dei grandi maître-à-penser del nostro tempo, se l'illuminismo e la modernità sono un progetto incompiuto, il capitalismo invece è un progetto perfettamente compiuto. Quindi non c'è alcuna crisi del capitalismo in realtà. Il capitalismo è perfettamente realizzato oggi. E la crisi in realtà, quella che siamo soliti chiamare crisi, è un momento fisiologico del capitalismo. È il capitalismo stesso che vive di crisi e di immiserimento dei lavoratori, di rimozione dei diritti e così via. Cioè è tipico di un capitalismo funzionante a pieno regime quello di produrre le tragedie nell'etico, uso la formula hegeliana, che si stanno oggi producendo dinanzi a noi. Dal genocidio finanziario del popolo greco fino alle vicende particolarmente tristi che si stanno abbattendo sulla nostra sventurata penisola, del tutto incapace di gestire politicamente le vicende che si stanno realizzando. Cioè il capitalismo è perfettamente realizzato. Come si fa a evincere che il capitalismo oggi sia perfettamente realizzato? Come suffragare quanto sto dicendo? In un triplice senso, direi, metafisico ancor prima che economico. Il capitalismo oggi è pienamente realizzato perché si realizzano quelle che sono forse le sue tre prerogative fondamentali. Primo, la mercificazione universale. Secondo, la logica dell'illimitatezza. E terzo, l'autonomizzazione dell'economico, del momento economico.
Ci stanno boicottando dall'Europa, ecco. Forse posso provare a usare uno degli altri due, magari si risolve in questo modo il problema. Vediamo, questa cosa spegne. Forse così è risolto il problema. Quindi ripeto, i tre luoghi in cui emerge la piena realizzazione del capitalismo sono, ripeto, la mercificazione assoluta, la assolutizzazione del momento economico e poi la piena realizzazione della logica dell'illimitatezza. Mercificazione assoluta, molto rapidamente, il capitalismo pienamente realizzato è quello in cui tutto diventa merce, a livello sia reale sia simbolico. A livello reale abbiamo la cosiddetta globalizzazione, che è il nome pudico che attribuiamo all'invasione del mondo da parte della forma merce, vuoi anche la riduzione del mondo a piano liscio per lo scorrimento illimitato della forma merce. Sul piano dell'intensità, abbiamo l'impadronimento, se volete, la colonizzazione delle coscienze da parte della forma merce. Non riusciamo più a pensare nulla se non tramite la mediazione simbolica della forma merce. Come mi capitava anche questa mattina di ricordare, debiti e crediti nelle scuole, investimenti affettivi, capitale umano e così via. C'è appunto invasione dell'immaginario da parte della forma merce. Il capitalismo oggi è assoluto anche, come mi piace dire, capitalismo speculativo. Il mondo diventa uno specchio in cui la forma merce vede ovunque se stessa. Primo momento. Secondo momento, il capitalismo è la logica dell'illimitatezza pienamente realizzata. Oggi viviamo in un capitalismo pienamente realizzato perché la sola norma all'interno del capitale oggi è la seguente: tutto va bene purché ve ne sia sempre di più. Logica dell'illimitatezza. Continuamente rilanciata dalle strategie pubblicitarie, ovviamente, no? Internet senza limiti, godimento illimitato, all inclusive e così via, disoccupazione illimitata e così via. Cioè l'illimitatezza pienamente realizzata. La norma del capitale, è stato detto in un bel libro del 99, Le Nouvelle Esprit du Capitalisme, scritto da due francesi, Boltanski e Chiapelot. La logica del capitale è quella di un'accumulazione illimitata, è quella di un'accumulazione che deve superare ogni barriera. Latouche ha parlato significativamente di onnimercificazione, unendo le due istanze che io invece ho separato astrattamente, che sono quella della mercificazione e dell'illimitatezza. Tutto deve illimitatamente essere dirottato nel circuito della mercificazione. Procedo molto rapidamente per arrivare al cuore della questione. Terzo momento decisivo che segnala l'avvenuta realizzazione del capitalismo, perfettamente realizzato oggi, e dico questo per dire che non dobbiamo lamentarci per la crisi come se fosse un momento transeunte di un sistema capitalistico di per sé buono. La crisi è il capitalismo realizzato. La crisi è il modo in cui il capitalismo si realizza. Proprio come l'odierna Europa, come verrò dicendo in seconda battuta, è il modo in cui il capitalismo si realizza pienamente. Appunto, terzo momento decisivo è quello della assolutizzazione, o se volete dell'autonomizzazione del momento economico. Un capitalismo pienamente realizzato è quello in cui l'economia cessa di essere una parte integrata nel resto della riproduzione sociale della società e si autonomizza, diventa il nuovo assoluto, il nuovo Dio in terra, il successore logico e cronologico del vecchio Dio, se volete. È quello in cui l'economia soltanto è sovrana, questo è il punto, in cui la legge del mercato soltanto resta sovrana. Questo avviene in maniera decisiva del tema più importante oggi da affrontare, io credo, questo avviene in maniera decisiva a partire dal 1989.
quando il capitalismo, che ha superato con il 68 la vecchia logica borghese basata sul limite, sulla misura, sull'etica, sulla religione, e il 68 da questo punto di vista non deve essere letto come un momento di emancipazione dal capitalismo, quanto piuttosto come un momento di emancipazione del capitalismo, che si è liberato di tutti i vecchi retaggi della cultura borghese, in grado di frenarne, sia pure in modo contraddittorio, lo sviluppo, etica, religione, morale. E si noti ad esempio che tutti gli slogan sessantotteschi, vietato vietare, non esiste l'autorità, godiamo illimitatamente, si sono perversamente realizzati nell'odierno capitalismo, in cui è vietato vietare, tutto è possibile a patto che si abbia l'equivalente monetario corrispondente per poterselo permettere, in cui l'unica norma è quella del godimento illimitato dell'individuo. No? Dopo essersi liberato il capitalismo dell'etica del limite, nel 1989 si libera di un ultimo impedimento che ne frenava lo sviluppo. Questo impedimento è lo Stato nazionale. Lo Stato nazionale, con tutti i limiti che ne contraddistinguono la genesi e lo sviluppo, e sui quali non è questa la sede per soffermarsi, era pur sempre un modo in cui era garantito il primato della politica sull'economia. Era pur sempre un modo in cui l'economia non era autonomizzata, era sottoposta al disciplinamento e al governo da parte della politica. L'odierna situazione neoliberale, quale si è venuta schiudendo in forma compiuta dopo il 1989, è quella in cui appunto l'economia non è più disciplinata dalla politica. La condizione neoliberale è quella in cui della politica non ne resta più nulla, in cui l'economia si autonomizza in forma totale. La condizione neoliberale è appunto quella in cui resta sovrana soltanto l'economia. L'Europa, da questo punto di vista, deve essere letta in questa direzione, io credo, come un momento decisivo, poi anche come il fondamento di un capitalismo ormai assoluto. L'Europa è il momento in cui il vecchio retaggio dello Stato nazionale comprimato del politico sull'economico viene dissolvendosi e in suo luogo resta soltanto il potere sovrano di quelle entità che Marx aveva definito come la potenza sensibilmente sovrasensibile della forma merce, piena di capricci teologici. Pensate alle forme intrinsecamente teologiche e religiose che albergano nel lessico dei politici e degli economisti. No? Ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'Europa, bisogna fare sacrifici, no? Altra prerogativa del discorso dominante dell'economista oggi, che rioccupa lo spazio vacante della religione e della teologia, è quella retorica fastidiosissima del sacrificio, che continuamente ritorna nell'odierno lessico grigio dei burocrati eurocratici. No? Bisogna fare sacrifici, dove appunto il sacrificio, in nome del quale per inciso è stato sacrificato il popolo greco in tempi recenti, è un sacrificio del tutto insensato se analizzato senza condizionamenti ideologici. L'unico senso di un sacrificio può essere quello in cui ci si sacrifica per i propri figli o per i propri nipoti, non certo per la finanza, le banche e la crescita smisurata del profitto, come invece oggi avviene. Da questo punto di vista c'è effettivamente una logica intimamente religiosa nel discorso dominante del capitale. Da questo punto di vista l'Europa, così come si è venuta costituendo, è il luogo in cui si manifesta in forma compiuta un capitalismo ormai assoluto. Io mi spingo a sostenere che l'euro è esso stesso il fondamento di un capitalismo ormai assoluto, in cui appunto di sovrano resta solo l'economico. Questo punto è stato tematizzato in vari modi da molti autori provenienti dalla filosofia ed è la prova di quanto vado sostenendo anche, cioè essere indispensabile l'approccio filosofico per comprendere il dramma in cui siamo proiettati. Penso ad esempio a quando Carl Schmitt nel 1922 diceva che nel tempo che sarebbe venuto, che lui già vedeva di fatto in parte realizzato, l'economico diventa un politicum, cioè l'economia va a sostituire lo spazio della politica, lo rioccupa. E sempre Carl Schmitt, pochi anni dopo, avrebbe parlato di epoca della spoliticizzazione, che è quello che sta accadendo oggi.
perfettamente. La politica è del tutto destrutturata, è del tutto spodestata, non può decidere alcunché. La politica può agire sempre e solo all'interno di un campo d'azione limitato, all'interno di una sovranità popolare con cui si possono disciplinare gli automatismi del mercato. Ma laddove, come oggi capita con l'euro e l'Europa, vengono dissolti gli stati nazionali e il primato del politicum sull'economia, l'economia stessa va a sostituire il politico. Essa detta l'agenda per la politica. Essa occupa il discorso del politico, lo riformula. Per questo, come ben sapete, oggi il discorso dei nostri politici non ha più nulla di politico. È la voce dell'economista che occupa anche gli spazi della politica. No? Non si ragiona più secondo le tradizionali prospettive politiche, gli ideali conflittuali antagonistici, il politeismo dei valori, avrebbe detto Weber. Oggi semplicemente i discorsi sovrapponibili, equivalenti dei politici, sono tutti tarati sul calcolo, sulla fascinazione per il numero economico, per le cifre, in una sparizione esiziale dell'ideale. No? Non c'è più la contrapposizione fra ideali, c'è la contrapposizione fra calcoli diversi, fra diversi modi di gestire il calcolo, ma la politica in ogni caso trova sempre solo nel campo economico la propria risorsa simbolica di senso. In questo senso l'Europa ha costituito, ripeto, la realizzazione di un capitalismo ormai assoluto, sciolto da ogni vincolo, da ogni limite. Bisogna fare molta attenzione a questo punto. Io personalmente mi definisco un sostenitore del nobile progetto di Immanuel Kant, l'idea di una confederazione europea di popoli sovrani, liberi, uguali. Progetto nobile e degno di essere perseguito. Ed è proprio in nome di quel progetto che bisogna criticare radicalmente l'odierna Europa, che di quel progetto non ha nulla, evidentemente. Oggi l'Europa, se analizzata in maniera ideologicamente non condizionata, non corrisponde affatto a una unione di popoli liberi e sovrani, tutto il contrario, a meno che non si riesca, ed è particolarmente difficile farlo, a dimostrare che il popolo greco e quello tedesco oggi sono popoli liberi uguali, cosa molto difficile da dimostrare, anche per i più fini argomentatori. Oggi il problema è che proprio in forza del fatto che si svuota la politica di ogni significato e l'economia diventa il nuovo assoluto, anche la violenza, la coercizione, assumono un timbro inequivocabilmente economico. Da questo punto di vista il discorso di Marx e dei suoi seguaci, che una retorica neoliberista si è affrettata già nel 1989 a dichiarare superato, morto, con il solo obiettivo in realtà di metterlo a morte, un esorcismo con cui si dichiara morto un autore fin troppo vivo, a tal punto da dover essere dichiarato morto per metterlo a morte. Il discorso di Marx oggi è fondamentale proprio perché ha decifrato per primo in maniera chiara il fatto che un capitalismo funzionante a pieno regime è quello in cui la violenza stessa diventa economica, non più politica, non più giuridica, ma direttamente economica. La violenza diventa una categoria economica immanente. Nell'odierna Europa questo avviene in maniera molto nitida, mi pare. No? L'Europa, così come tramite l'euro, genera delle vere e proprie asimmetrie di tipo economico. No? Riesce a ottenere tramite la sola forza invisibile dell'economia, tramite la mano invisibile del mercato, tale perché non esistente, l'unica mano invisibile è quella che genera le tragedie palesemente visibili della dittatura economica di cui siamo vittime, no? Si generano vere e proprie forme di asimmetria fra i popoli. No? L'euro genera in forma economica ciò che le grandi dittature politiche non erano riuscite a ottenere fino in fondo. Se vogliamo rimanere sul tema dell'analogia storica, potremmo tranquillamente dire che oggi in luogo del carro armato è subentrato lo spread, in luogo del cannone è subentrato il debito pubblico, in luogo del vecchio ultimatum delle 48 ore di tipo politico, militare, è subentrato il nuovo ultimatum di tipo economico, le 48 ore per adeguarsi ai parametri dettati dall'Europa. Cambia la forma, la violenza, ma sempre violenza resta. Una violenza più difficile da individuare,
una violenza in cui le catene non si vedono, non già perché non ci siano, ma perché diventano invisibili. Questo l'aveva colto molto bene ancora Marx, quando diceva che nel capitalismo proliferano nuove forme di asservimento e di schiavitù. Se l'antico schiavo romano era legato al suo padrone da catene, nel capitalismo la schiavitù implica la presenza di file invisibili, diceva Marx, no? Ma ugualmente presenti. Questo è lo scenario in cui siamo. In nome dell'Europa, di popoli liberi, sovrani, fratelli, che si riconoscono nella loro sovranità democratica, occorre contestare l'odierno incubo eurocratico, che non è nemmeno giusto chiamare Europa. Chi oggi parla di Europa in riferimento a questo vero e proprio lager di tipo economico, evidentemente utilizza un'espressione impropria, in cattiva fede, perché l'Europa oggi non esiste se non come eurocrazia, come dominio economico assoluto. Da questo punto di vista sono inguaribili anime belle quelle che si ostinano a sostenere che ci vuole più Europa. No, questo è un altro teologumeno che ritorna sempre nelle omelie europeistiche, no? Ci vuole più Europa. Se il problema è l'Europa, ci vuole più Europa. Sarebbe come dire a un drogato ci vuole più droga, no? Il problema è la droga, ci vuole più droga, no? È lo stesso discorso intimamente contraddittorio. Le anime belle non hanno ancora capito che l'euro non è una questione neutra, non dipende dall'uso che ne fai. L'euro è piuttosto un modo di governare i popoli, un modo di imporre la disciplina economica, un modo di produrre asimmetrie economiche. Per cui tutto il discorso che oggi si sta profilando ideologicamente, la lotta contro l'austerità, è intrinsecamente ideologico. Non ha senso dire bisogna lottare contro l'austerità e poi non toccare la questione dell'euro, evidentemente. L'ultimo specchietto per allodole si chiama lista Tsipras, no? Questo sarà il grande specchio per le allodole, evidentemente, no? Di una lista che lotta giustamente contro l'austerità, ci mancherebbe, ma poi lascia l'euro, no? Cioè lotta contro gli effetti per lasciare la causa. E questo è il paradosso, se voi ci pensate bene. Se si vuole lottare contro l'austerità, ed è giusto nel nome di Marx, dell'emancipazione umana, di quello che volete, bisogna per ciò stesso lottare contro ciò che determina l'austerità. E ciò che la determina si chiama euro. Non si può pensare di riformare l'Europa in corsa così com'è. Quale discorso potrà convincere la Banca Centrale Europea a riformarsi? Bisogna uscire da questa Europa e ricrearne un'altra su altre basi, sulle basi di popoli liberi e uguali che si riconoscono come ugualmente sovrani. Da questo punto di vista io sono fermamente convinto che il discorso debba essere ripreso in forme radicali. Non ci si può limitare, come da più parti si sta facendo, a rimanere a metà del guado, no? A criticare l'austerità e a lasciare l'euro. Bisogna riprendere un discorso radicale. Ora, anche qui bisogna fare molta attenzione al discorso intimamente ideologico, alla manipolazione organizzata che mira a intorbidare le acque, potremmo dire. Ecco. Dire sovranità, ed è la parola chiave oggi, dire sovranità, significa dire recupero del primato della politica sull'economia. Sovranità va distinta da sovranismo. Sovranità non vuol dire ritorno agli stati nazionali di impronta fascistoide. Sovranità vuol dire ritorno del controllo democratico, sovrano del popolo sulla propria vita. Cioè l'esatto opposto di quello che oggi l'euro sta determinando. Oggi, quale che sia la decisione degli italiani, essa è automaticamente svuotata di senso perché le decisioni ultime non vengono prese in Italia. Vengono imposte dall'alto. La sovranità appunto è svuotata. L'Italia è senza sovranità in questo momento per due motivi. Uno riguarda l'euro e l'altro non direttamente l'euro. Il primo motivo è un motivo storico di lunga durata ed è il fatto che non abbiamo la sovranità militare. Evidentemente. Spiacevole da ricordare questo fatto, ma è così.
Non può esserci democrazia e sovranità laddove ci sono le basi militari americane, a 60 anni dalla fine dei nazifascismi, peraltro, e a 20 anni dalla fine dei comunismi. La sovranità, Machiavelli docet, implica sovranità delle armi e della moneta. Oggi non c'è né l'una né l'altra in Italia, evidentemente. Siamo un paese, per usare la formula che si usava per i paesi satellitari dell'ex Unione Sovietica, del tempo di Brezhnev, siamo un paese a sovranità controllata e limitata, evidentemente. No? Non c'è la sovranità militare, e non può esserci finché ci sono le basi militari. Vi immaginate un ateniese ai tempi di Pericle a cui venisse detto: siamo in piena democrazia e intanto c'era l'Acropoli occupato da una guarnigione spartana permanente. Avrebbe riso, ovviamente. Oggi invece ci viene raccontata da 50 anni la favola che siamo in democrazia con le basi militari in Italia che occupano il territorio. Prima sovranità assente, la seconda assente la sovranità monetaria, evidentemente. Del tutto assente, secondo un processo che, ripeto, è quello della spoliticizzazione dell'economia. Oggi il primo compito da fare, secondo me, per riacquistare la nostra sovranità è una ripoliticizzazione dell'economia, cioè tornare sovranamente come popolo democratico a gestire la nostra vita comunitaria. Per fare questo, secondo me, condizione fondamentale l'uscita dall'euro e il ripristino della sovranità nazionale in senso democratico, chiaramente. Ripeto, anche qui non confondiamo sovranità e sovranismo. L'errore storico, questo lo diceva Ernst Bloch molto chiaramente, nel 1900, a ridosso dell'instaurazione del nazismo, l'errore storico è pensare che il concetto di nazione sia intimamente fascista o nazista. Non è così. Occorre anzi metabolizzare il concetto di nazione in una chiave di emancipazione del genere umano. Questo è il punto. Non bisogna lasciare la nazione ai nazismi, diceva Bloch. Questo è il punto. Anche oggi ci troviamo di fronte a questo bivio. Se la sinistra, come sta accadendo, continua a lasciare il concetto di nazione alle destre, è finita in partenza. La sinistra si rivela proiettata in una fase permanentemente tolemaica. E mi avvio alla conclusione per non abusare dei tempi e non peccare anch'io dell'illimitatezza propria del capitalismo. In estrema sintesi, ritengo che questo possa essere un provvisorio bilancio filosofico su che cos'è l'euro e quali sono le ragioni per cui dobbiamo uscirne. Questo non vuol dire tornare al passato, non è un discorso passatista il mio, significa semmai andare oltre la miseria del presente. Sarà difficile questa battaglia, non soltanto perché l'establishment ci è sfavorevole, no? Non soltanto perché gli intellettuali sono organici al capitale oggi, ma poi anche perché domina ogni latitudine una perversa ideologia europea. Karl Marx scrisse nel 1846 un'opera che poi è passata alla storia come l'ideologia tedesca. Oggi si potrebbe aggiornare il suo discorso parlando di ideologia europea. L'ideologia europea, diffusa a destra come a sinistra del quadrante politico, è quell'ideologia che, potremmo dire, predica il mondo interno all'euro come il solo mondo possibile per evitare l'abisso. Il discorso dominante continua a ripetere, nell'euro non tutto è perfetto, ma se usciamo è l'abisso. Se usciamo è la fine, la tragedia, ci sarebbero troppi costi sociali da sostenere. L'inghippo di questo teorema dell'ideologia europea sta esattamente in questo, che esso omette di dire il fatto che l'abisso ci siamo già, che nell'abisso siamo già, e si chiama appunto euro. Esso omette di dire che i cataclismi sociali e politici si stanno già compiendo perfettamente all'interno dell'euro. Questo è il punto fondamentale. Bisogna prendere coscienza del fatto che non soltanto è possibile uscire dall'euro, ma è fondamentale per salvare la nostra esistenza, è fondamentale per evitare che si entri, e con questo davvero mi fermo, nella gran notte che non ha mattino. Quindi il tempo comincia a scarseggiare, ma credo che sia ancora possibile invertire la marcia.